Eccoci su Macraris per la sesta lezione su come creare un'infografica in PowerPoint. Ah, dimenticavo, sono Chiara Alberti. Dopo aver iniziato il nostro percorso, imparando come ridimensionare slide o diapositive per iniziare un progetto in PowerPoint, dopo aver visto come lavorare con righello, griglia e guide e aver imparato a inserire e formattare forme e linee, vediamo come inserire icone nella nostra infografica. Se sei un abbonato o hai un pacchetto Office 365 e quindi stai utilizzando o utilizzi PowerPoint 2019, avrai notato in uno degli aggiornamenti che è comparsa nel gruppo illustrazioni un pulsante icone vicino all'icona forme. Giusto, la versione per abbonati infatti comprende anche il pulsante icone, il che può essere utile se non le usi troppo spesso oppure se il tuo budget infografico non include lo spazio per i download da un sito stock royalty free. Ho detto se non le usi troppo spesso perché? Perché usare le icone di PowerPoint nel tuo design infografico ha anche alcuni aspetti negativi. Possono diventare infatti un po' troppo familiari nei tuoi progetti. Oppure, visto che vengono usate di frequente da tante persone, possono essere abusate molto velocemente e quindi, di conseguenza, essere facilmente riconosciute dal pubblico. Quindi, non vorrai sicuramente fare troppo affidamento su di loro, sulle icone intendo, ma un pizzico sì dai, sono abbastanza utili. Per inserire un'icona di PowerPoint vai alla scheda Inserisci. Nel gruppo Illustrazioni fai clic su Icone. Questo aprirà una finestra e ti mostrerà un sacco di icone organizzate per categoria. Per scorrerle puoi cliccare sulle categorie che trovi qui nel menu a sinistra della finestra aperta, oppure puoi scendere scorrendo con il mouse o con le frecce sulla tastiera, oppure spostandoti sulla barra di scorrimento qui a destra per scoprire altre icone e scegliere quelle che ti possono servire. Noi andiamo nella categoria Analisi e scegliamo questo istogramma. Facendo clic sull'icona viene visualizzata una piccola casella di controllo per mostrarci l'icona che abbiamo selezionato. Cliccando sul pulsante Inserisci, l'icona verrà inserita nello spazio al centro della nostra diapositiva in PowerPoint. Sulla barra multifunzioni in alto puoi notare che è apparsa una scheda Formato. Spostiamo la nostra icona qui nel cerchio. Per ingrandirla, afferro l'angolo e lo trascino per rendere l'icona un po' più grande. Un'icona, infatti, è proprio come qualsiasi altra forma o qualsiasi altra immagine in PowerPoint. Possiamo quindi formattarla come vogliamo, spostandola o cliccando nel gruppo Disponi per portarla avanti o indietro. Se voglio spostarla indietro fino in fondo, clicco sulla freccia a discesa del pulsante Porta indietro e seleziono Porta in secondo piano. In questo modo tutte le mie caselle di testo, o nel nostro caso la forma, apparirà sopra l'immagine, o meglio sopra l'icona. Ora inseriamo qualche altra icona. Torniamo alla nostra scheda di inserimento, facciamo di nuovo clic sul pulsante Icone e diamo un'occhiata alle altre icone da inserire, che non trovo qui. Ne so in quale categorie sono collocate, quindi scendo con la barra di scorrimento fino a quando non trovo quelle che voglio inserire. Eccole qui. Se vuoi inserire più di un'icona alla volta, assicurati di aver selezionato l'icona prima di scorrere o passare a un'altra categoria. Ora ritorniamo di nuovo alla categoria Analisi e selezioniamo il bersaglio. Controlliamo che entrambe le icone siano selezionate. Vediamo vicino al pulsante in basso Inserisci che c'è il numero 2, quindi sì, sono selezionate tutte e due. Clicchiamo quindi su Inserisci ed entrambe le icone appariranno nella nostra diapositiva. Le sistemo inserendole nelle diverse posizioni ed eccoci qui che abbiamo visto come inserire e utilizzare le icone in PowerPoint. Attualmente solo per gli abbonati al pacchetto Office 365. Ma non avere timore, perché nella prossima lezione vedremo come creare e costruire un'icona da zero se utilizzi versioni di PowerPoint 2016 o antecedenti. Perché non sei mai perduto, c'è sempre una soluzione a tutto. E se questo video ti è piaciuto,
metti mi piace e condividi il video e la playlist. Iscriviti al canale Macraris per rimanere aggiornato sulle prossime lezioni, non solo di questo corso, ma anche di tanto altro. Su Macraris infatti puoi imparare non solo PowerPoint, ma anche Excel, Excel con Google Query, Excel dalle basi, indice confronta, cerca VERT, trucchi di Excel, Power Apps per creare le tue app online personalizzandole come vuoi, OneDrive, Microsoft Access, Microsoft Word e per finire il super fantastico FileMaker. Impara con oltre 55 lezioni dalla A alla Z come creare, personalizzare e finalizzare un'app per tuo uso o per uso esterno. Tanti, tanti corsi e tante lezioni sempre in aggiornamento. Quindi seguici per imparare e per migliorarti. E se non ne sei a conoscenza, visita il sito www.macraris.it e naviga un po' per scoprire tanti corsi diversi, tante notizie e per scoprire quali servizi che ti offriamo con professionalità possono essere più utili per te. Esplora un po' e seguici. E se hai qualche domanda o qualche dubbio o vorresti scoprire un argomento nuovo o vorresti migliorarti su un nuovo argomento, scrivicelo nei commenti o inviaci una mail. Saremo lieti di risponderti e se possibile di realizzare le tue richieste.